Buonasera a tutti dal TG ARM News. La giornata del 17 luglio segna un altro significante capitolo per quella sana antimafia che continua a battersi per la verità e la giustizia. Dalla casa di Paolo è partito un corteo di manifestanti, tra cui cittadini e appartenenti a tutte le agende rosse d'Italia, che hanno marciato per elevare ancora una volta un grido contro la mafia e contro la parte marcia delle istituzioni, ma che voleva anche esprimere e dare solidarietà a tutti quei magistrati che si battono per la verità sul nostro paese pur non godendo dell'appoggio dello Stato. La marcia è arrivata alla Facoltà di Giurisprudenza, dove si è tenuta un'importante conferenza organizzata da Antimafia 2000 in collaborazione con Contrariamente e il Movimento delle Agende Rosse, che vedeva tra i relatori il direttore di Antimafia 2000 Giorgio Bongiovanni, i PM Nino Di Matteo e Giuseppe Lombardo, Gianfranco Donadio, il giornalista Saverio Lodato, l'avvocato Antonio Ingroia e Salvatore Borsellino. L'evento è stato aperto dai ragazzi di Our Voice, un gruppo di giovani e anche bambini che girando l'Italia e anche l'estero stanno riuscendo a trasmettere importanti valori di legalità e giustizia attraverso l'arte. Il loro intervento è stato incisivo e diretto. Sono stati toccati argomenti quali la denuncia allo spaccio e al consumo di droghe tra i giovani e l'importanza del pretendere verità e giustizia, senza i quali non ci potrà mai essere un futuro per chi come loro domani si ritroveranno a dover fronteggiare una politica sempre più collusa. Ecco a voi il loro intervento. Siamo un movimento internazionale composto da giovani artisti che hanno come scopo quello di battersi contro le ingiustizie sociali che vivono in ogni paese del mondo. Vogliamo espanderci perché crediamo che l'unico modo per ottenere giustizia e arrivare ad un cambiamento sia l'unione di tanti cittadini onesti che vogliono ribellarsi a questo sistema criminale. Oggi vogliamo salutare Paolo, che vive dentro chi compie la sua stessa lotta, chi si batte per l'onestà e la giustizia. Il suo grande esempio di vita ci ha lasciato insegnamenti che oggi cerchiamo di fare nostri, portando in giro il suo nome e la sua denuncia. Come i ragazzi di oggi, che sono annebbiati e colmati dalle apparenze e piaceri serviti su un piatto d'argento, come la cannabis, i cui consumatori con età che varia dai 15 ai 34 anni ammontano a 16,6 milioni. Per questo dobbiamo guardarci nel profondo, utilizzare questa consapevolezza e il nostro coraggio per denunciare, per far sì che non ci imprigionino più in queste gabbie, perché tutto questo, se non ci attiveremo, ci porterà a morire. Prima nelle azioni e poi anche nello spirito è quello che vogliono e noi, questo, non possiamo permetterlo. Un'importante conferenza che ha ospitato in loco più di 1000 presenze e in streaming altre 6 migliaia di visualizzazioni e che ha voluto chiarire che quella famosa trattativa tra Stato e mafia scoperta da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, trucidati nelle stragi del 92 proprio per questo, è una trattativa che ancora oggi continua ad esistere e che anzi è ancora più solida e radicata. Ma vediamo le più importanti dichiarazioni che sono emerse dalla serata, iniziando dall'intervento del direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Che cosa abbiamo saputo? Abbiamo saputo che l'organizzazione criminale, la mafia, è una, che l'asse Reggio Calabria-Palermo, nel senso di indagini, hanno capito i magistrati che c'è un sistema criminale eversivo in Italia, che fa a capo non solo ai cosiddetti uomini d'onore, ma a personaggi, chiamiamoli invisibili, potenti, che sono all'interno delle nostre istituzioni. E questo lavoro che fanno questi magistrati, per questo motivo, sono diventati un ostacolo. Noi, nel nostro piccolo, cercheremo fino all'ultimo momento del nostro respiro di essere al loro fianco. Buonasera a tutti. Benvenuti. Bongiovanni si riferiva a quei magistrati che rischiano la vita e che sono costretti a vivere sotto scorta 24 ore su 24.
magistrati che vengono ostacolati dalla parte marcia dello Stato soltanto perché stanno facendo ciò che prevede la loro professione. Magistrati come Giuseppe Lombardo, il quale ha parlato anche della cosiddetta componente riservata. Ascoltiamo un estratto dal suo intervento. Noi proprio il 15 luglio dell'anno scorso abbiamo ottenuto risultati importantissimi per dire finalmente che oltre all'Ndrangheta che conoscevamo ce n'era un'altra che si era nascosta, e ovviamente non si era nascosto il livello di base, si era nascosto il livello di vertice, cioè la testa pensante. Per arrivare a dire che l'Ndrangheta aveva una componente riservata, che poi loro chiamavano in vario modo e che sostanzialmente coincide a quella di cui parlava prima Giorgio Bongiovanni, noi ci abbiamo messo 7 anni di ricerche. Altri giudici hanno presenziato nell'evento del 17 luglio, tra i quali l'ex sostituto procuratore nazionale antimafia Gianfranco Donadio, il quale ha voluto rimarcare ancora una volta quanto sia necessario al nostro paese il dover dare luce a quelle verità messe in ombra sulle stragi del 92-93, e lo ha voluto fare parlando del caso Moro. Vediamo. La categoria della verità dicibile non è una verità, non è una novità nel nostro paese. Io ho avuto l'inaspettata sorte di occuparmi insieme ad altri colleghi, a tante altre persone, della rilettura di alcuni passaggi fondamentali della vicenda Moro, e ho ritrovato in quei 55 giorni, che somigliano molto ai 57 giorni che separano Capaci da Via D'Amelio, ho trovato tante verità dicibili, ma molto poche verità vere, a cominciare da una trattativa per definizione, per antonomasia, vorrei dire, Nino, il prototipo della trattativa che è rappresentato dal memoriale Morucci Faranda, che fissa una sorta di punto di equilibrio tra un universo eversivo che dice quello che può dire e lo Stato che si fa dire solo ciò che può essere detto. Incisivo è stato l'intervento del giornalista Saverio Lodato, il quale ha rimarcato l'importanza del rimanere saldi sulle proprie idee, continuando a lottare per le giuste cause, e lo fa citando l'esempio del dottor Di Matteo, il quale, instancabile, insiste nella sua lotta senza cedere neanche di fronte ad ostacoli e minacce, vivendo per anni in assoluto isolamento mentre la grande stampa lo ignorava completamente, e che ha visto per 2 volte il CSM non riconoscergli il posto alla Procura Nazionale che gli spettava di diritto e merito. Il magistrato Nino Di Matteo non ha cambiato idea quando il CSM gli ha proposto la Procura Nazionale Antimafia per proteggerlo dalle minacce, a costo però di lasciare il processo trattativa Stato-Mafia. E siccome lui ha resistito, alla fine è riuscito ad andare alla Procura Nazionale, potendo continuare a seguire il processo. Ascoltiamo un estratto dal suo intervento. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire, e carabinieri e polizia lo sanno benissimo, perché monitorizzano H24 il cuore mafioso della città di Palermo, ascoltando le telefonate, che c'è una malevolenza sul territorio che ancora non si è piegata. E sappiamo anche che sono in circolazione, perché anche quelli sono stati cercati e non sono stati trovati, ma noi crediamo che esistano, nonostante tutto, i 200 chili destinati all'esplosione per il giudice Nino Di Matteo. E allora, se noi tiriamo le file e tiriamo le somme, giungiamo a una conclusione semplice, che nonostante tutto noi non cambiamo idea, perché c'è ancora molto, c'è ancora troppo da fare. A seguire lo stesso dottor Di Matteo ha fatto il suo intervento. Con la regia di menti raffinate e penne eleganti, ha spiegato Di Matteo,
C'è una posizione negazionista che tenta di accreditare la tesi che i rapporti tra mafia e politica sono solo nella mente di magistrati politicizzati, unita alla volontà di cancellare per sempre la stagione dei grandi processi sulle collusioni politico-istituzionali. Bisognerebbe riaprire l'indagine dei mandanti esterni alle stragi. Così ha detto Nino Di Matteo, elencando alcuni degli episodi dai quali emerge la presenza di soggetti esterni a Cosa Nostra dietro le stragi. Ascoltiamolo. Io non sono d'accordo con chi continua a prospettare, anche in questi giorni, soprattutto in questi giorni, l'idea che per la strage di Via D'Amelio non si sappia nulla, che le ricostruzioni giudiziarie hanno totalmente fallito. E i dati di fatto sono che per la strage di Capaci ci sono 37 sentenze definitive di condanna per strage e per la strage di Via D'Amelio ce ne sono 21 o 22. Detto questo, però, chi conosce quegli atti sa che quelle sentenze non devono costituire un punto di arrivo finale dello sforzo di ricerca della verità, ma devono costituire, Salvatore, dovrebbero costituire un punto di partenza attraverso il quale rilanciare la ricerca, a mio avviso sempre più necessaria, di sempre più evidenti responsabilità di ambienti e uomini estranei a Cosa Nostra. Dobbiamo pretendere e valutare anche l'opportunità di un'inchiesta di tipo politico, seria, da parte della Commissione parlamentare antimafia, che accompagni e sostenga lo sforzo giudiziario. Dobbiamo pretendere, e sono io stavolta che lo chiedo a voi che siete qui stasera, la massima attenzione e attenzione dell'opinione pubblica. Dovete continuare a pretendere verità e giustizia piena. Dobbiamo pretendere e lottare noi magistrati per evitare, sto finendo, che continui questa deriva di gerarchizzazione, di burocratizzazione, di lottizzazione delle nomine e degli incarichi, questa deriva del collateralismo che fa prevalere nell'azione della magistratura i criteri di opportunità o di certa magistratura, i criteri di opportunità rispetto a quelli di doverosità dell'azione giudiziaria. Oggi, dopo 25 anni, siamo orfani non solo di Paolo Borsellino, ma anche della verità. Resistere senza cambiare idea è importante, ma non basta. Perché dobbiamo soprattutto cambiare il corso delle cose. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia la realtà. Con queste parole, l'avvocato Antonio Ingroia ha ricordato la strage di Via D'Amelio a 25 anni. Abbiamo il diritto di sapere la verità e nei suoi confronti noi cittadini abbiamo dei doveri. Ha detto ancora Ingroia, ciascuno con il proprio ruolo che vada ben oltre la tifoseria. La Procura di Roma, continua concludendo, ha deciso di archiviare le indagini sull'omicidio dell'urologo Attilio Manca. Ascoltiamo un pezzo del suo intervento. Noi la realtà dobbiamo guardarla in faccia, noi dobbiamo dire la verità che magistrati come Nino Di Matteo e come Giuseppe Lombardo sono pochi e fanno poca carriera, mentre altri magistrati che sono opportunisti e carrieristi la carriera la fanno e come. E la realtà ci dice che le cose oggi non vanno bene, perché i traditori di cui parlavo prima io sono rimasti per lo più impuniti e i tradimenti sono stati per lo più non sono stati scoperti. L'agenda rossa l'ha rubata un traditore di Paolo Borsellino e un traditore dello Stato che non è stato purtroppo ancora scoperto, che la Procura di Roma ha deciso di archiviare le indagini sull'omicidio di Attilio Manca. Bene, io posso dire fin d'ora, noi faremo opposizione contro questa richiesta di archiviazione, perché non si può mettere una pietra tombale sull'indagine di Attilio Manca, che sono convinto ci sono anche le prove
è stato ucciso ed è stato ucciso dall'apparato mafioso istituzionale che ha coperto la latitanza di Bernardo Provenzano. Non inventeranno mai una bomba che uccida l'amore. È così, agenda rossa in mano, che Salvatore Borsellino ha concluso l'incontro, organizzato da Antimafia 2000 in collaborazione con Contrariamente Agende Rosse, a 25 anni dalla strage di Via D'Amelio. Il fratello del giudice, nel suo intervento, ha letto la postfazione che ha scritto per il libro di Aaron Pettinari, Quel terribile 92. Guardiamo il video del suo intervento. 25 anni e non puoi più dimenticare, perché tuo fratello è andato in guerra, ma ad ucciderlo non è stato il fuoco del nemico che era andato a combattere, ma il fuoco di chi stava alle sue spalle, di chi avrebbe dovuto proteggerlo, di chi avrebbe dovuto combattere insieme a lui. 25 anni e non c'è tempo per piangere, non è tempo di lacrime, perché è solo tempo di combattere per la verità e per la giustizia, quella giustizia che viene invece irrisa, vilipesa, calpestata da un depistaggio durato per l'arco di ben 3 processi, un depistaggio ordito da pezzi deviati dello Stato ma avallato da magistrati che se ne sono resi complici, che avrebbero dovuto rigettarlo, tanto era inverosimile che potesse essere stato affidato a un balordo di quartiere il compito di uccidere Paolo Borsellino. 25 anni, non so quanti anni ancora mi restano per obbedire fino all'ultimo giorno della mia vita al giuramento fatto a mia madre. 25 anni e nel cuore una sola certezza, che il sogno di Paolo non morirà mai, perché era soltanto un sogno d'amore. E non potranno mai, mai, mai inventare una bomba che uccida l'amore. Dal TG a RM News è tutto, alla prossima edizione.